Di Guido Tortorelli, il ministro della Lega, pubblica la foto del messaggio intimidatorio ricevuto. Sui social non ho paura. Non ho paura, non mi spavento e vado avanti. La Lega Nord, infatti, ha pubblicato un post sui social con il dettaglio quanto accaduto negli ultimi giorni agosto. Ho ricevuto una lettera in cui mi dicono testualmente: se non si smette attuare la politica genocidio contro Sud, con la nostra potenza fuoco vi ammazziamo? Noi siamo la mafia. Ammazzarvi non ci costa nulla. Nel post il ministro ha allegato anche la foto del messaggio intimidatorio ricevuto. Non ho paura. Delle minacce. Non ho paura, ha aggiunto Calderoli, e vado avanti finché non avrò ottenuta l'autonomia regionale. E poi andrò ad andare in pensione sul mio trattore. Il 16 marzo il disegno di legge sulle autonomie differenziate, promosso da Calderoli, ha ottenuto il via libera definitivo del Consiglio dei Ministri. Ora, dopo pausa estiva, la palla passa al Parlamento, che avrà solo possibilità di intervenire sul testo in questa fase. Messaggi di solidarietà, la migliore risposta da dare a chi vuole impedire ogni mezzo, anche con la violenza. Necessario processo riforma di questo paese e continuare a lavorare. Coraggio, serietà e concretezza. Come sta facendo il ministro Calderoli? Ha commentato presidente dell'ala senatrice Forza Italia, Licia Ronzulli. È intervenuta anche Maria Stella Gelmini, senatrice e portavoce di Azione. È legittimo avere opinioni diverse, ma la violenza non è mai una soluzione e va condannata con fermezza. Secondo l'ex ministro è giunto il momento di affrontare la questione dell'autonomia sul serio, lontano dai conflitti che negli ultimi anni hanno alimentato un dibattito ideologico e dannoso per il paese, che rischia purtroppo di portare a episodi inaccettabili come questo. È sempre legittimo opporsi a idee che non si condividono, ma va fatto negli spazi garantiti dalla nostra Costituzione. È invece grave e inaccettabile farlo con la violenza. Condanniamo la lettera con assoluta fermezza, ha sottolineato Scrivono in una nota ai senatori del Movimento 5 Stelle. Vicinanza anche dal PD. Il confronto politico, anche il più duro, non deve mai trascendere il linguaggio o gli atteggiamenti violenti. Enrico Borghi, presidente del gruppo Azione Italia Viva, ha dichiarato: il richiamo alla violenza non è mai accettabile e va respinto e combattuto con la massima fermezza. A Calderoli hanno rivolto un messaggio di solidarietà anche i ministri Antonio Tajani, Matteo Salvini, Daniela Santanchè, Maria Elisabetta Casellati, Alessandra Locatelli e il presidente del Senato, Ignazio La Russa.